Salve, meno male che c'è la pioggia, almeno c'è un sacco di gente, non mi aspettavo così tanta gente. Io sono Diego, faccio parte della Metrolo Graphics e sono un programmatore. Al momento sto studiando machine learning per conto mio, ho appena finito l'università, ho fatto una tesi su questo argomento. Quello di cui parlerò oggi è lo spam filter utilizzando il machine learning. Quanti di voi conoscono il machine learning o l'hanno sentito parlare? Ok, quanti lo usano veramente? Ok, quindi se dico cazzate potete correggermi. Allora, cos'è il machine learning? Il machine learning è una cosa che ormai al giorno d'oggi lo sentiamo dappertutto, ne ha parlato anche prima Vecna per Facebook Sales Post. Nella pratica è un insieme di tecniche, metodi e analisi statistiche e matematiche che ci aiutano a elaborare dei dati e ad avere dell'output. Il machine learning va molto molto bene su un obiettivo, un problema molto specifico. È una lama di rasoio, nel senso che tipo, come avete visto magari, ci sono riconoscimento di immagini. Ci sono certi tipi di immagini che possono essere viste molto bene dal machine learning, ma altre possono essere viste molto male. Il machine learning va bene per l'obiettivo specifico di per sé. Il problema che vi illustro oggi è quello di classificare lo spam. Fa questo, ok. Mi sentite? Tolgo questo? Ok. Il problema di cui parlo oggi è classificare lo spam. Per spam intendo, come sapete, tutto lo spam che arriva via email, via qualsiasi altro canale di comunicazione. Nello specifico, il problema di classificare lo spam sarebbe capire se un oggetto fa parte di una data categoria o di un'altra. Nella pratica dello spam abbiamo due categorie, se è spam o non è spam. In altre pratiche, in altri modi, potremmo avere più categorie, ad esempio se una cosa è rossa, verde, blu, gialla. E potremmo avere un sistema nostro di machine learning che ci aiuta a classificare questa cosa, a categorizzarla. Qui potete vedere un'immagine. Ci abbiamo un asse cartesiano su cui dividiamo dei nostri dati. I nostri dati sono fatti di oggetti somiglianti alla frutta. Potete vedere che c'è una mela, c'è una pera, c'è il logo della Apple. Sull'asse X mettiamo una certa caratteristica, sull'asse Y invece mettiamo un'altra caratteristica e creiamo uno schema in base a questo. Il nostro classificatore in questo caso fa la classificazione se è una mela o una pera. Potete vedere che c'è un'area tratteggiata e quest'area è il nostro insieme di oggetti riconosciuti. Potete vedere che il logo della Apple è esterno perché non è riconosciuto come un vero e proprio frutto. Invece potete vedere che nella parte sinistra c'è la mela, perché è riconosciuto come mela, sto segnato in rosso. Invece nella parte a destra c'è la pera e sono riconosciuti in blu. Questo tipo di grafico ci fa vedere come sta funzionando il nostro classificatore e come sta dimostrando che la nostra ipotesi può essere divisa in diverse categorie. In questo caso le categorie sono due. La linea che divide questo grafico è una linea che fa vedere come opera il nostro algoritmo o il nostro modello, se vogliamo essere più precisi. Nella pratica, quanto più questa linea è dettagliata e va intorno agli elementi, tanto più funziona solamente su questo problema. Quanto più una linea invece è tagliata, ad esempio fosse stata solamente una linea obliqua, tanto meno funziona sui nostri elementi. Cioè, se diamo troppi dati, l'algoritmo si abitua troppo a questi dati e si va nel problema dell'overfitting. Se invece diamo troppi pochi dati, il nostro algoritmo potrebbe non funzionare bene. E invece stiamo nel problema dell'underfitting. Noi dobbiamo trovare il modo preciso affinché il nostro algoritmo funzioni quasi sempre. Ora parliamo dello spam, vediamo come funziona. Lo spam sono tutte le mail, come sapete, non richieste da noi, è molto importante, è un grosso grosso costo per la società. E vengono spesi un sacco di soldi per distruggere lo spam. Non so se conoscete Y Combinator, un fondo di investimento. Il fondatore Paul Graham ha fatto un sacco di soldi creando il primo spam filter funzionante e scalabile al mondo sulle mail. Gli spam filter sono quindi un filtro che centra di nuovo lo spam, come abbiamo detto, e noi lo affronteremo il problema in questo modo. Abbiamo un dataset che sarebbe l'insieme dei nostri dati. Questo dataset lo dividiamo in due parti. Una parte si chiamerà train set e l'altra test set. Il train set sono tutti quei dati
che diamo in allenamento al nostro algoritmo. Invece il test set sono tutti quei dati con cui testiamo il nostro algoritmo. Possiamo anche dividerlo in più modi, però è una cosa più avanzata, in questo caso non serve. Ci abbiamo questo dataset, come potete vedere, nella tipologia dello spam filter si dice AM e SPAM. AM quando va bene, SPAM quando invece è falso. Ho utilizzato un dataset con lo spam SMS. Ci possono essere un sacco di dataset diversi, potevo prenderlo su immagini, su email, su SMS. Ho preso l'SMS solamente per semplicità, perché i messaggi sono molto più brevi, perché non mi andava di perdere tempo a fare computazione in più. E come potete vedere, ad esempio, in AM ci sono dei messaggi normali che a noi sembrano messaggi totalmente uguali, però in spam c'è per esempio free entry in 2 weeks comp to win, oppure per esempio free message hey darling 3 weeks xxx. Questo per esempio possono essere dei modi che noi umani possiamo capire perché ci sia un messaggio di spam o un messaggio di AM. Quindi per esempio possiamo dire, inventiamoci un modello, la prima cosa che ci viene in mente, diciamo per esempio tutte le mail di spam c'hanno xxx. Se c'hanno xxx dentro vuol dire che è spam, perché ci stanno mandando del porno. Invece ad esempio se c'è dentro buongiorno, buonanotte, buonasera, sono cose normali, possiamo dire. Noi per semplicità diciamo se c'è queste parole, sex, credit, free, call, love, kiss, phone, time, sir, box, cell phone, home, è spam. Altrimenti un'email normale. Facciamo un algoritmo, lo facciamo funzionare e otteniamo questo risultato. Su 300 sample, 245 giuste e 55 sbagliate. Che è fighissimo, nel senso sono un sacco giuste e pochissime sbagliate. Però qual è il problema del nostro modello? Che funziona solamente su parole fisse. Ad esempio se su xxx in mezzo ci mettiamo i punti, non funzionerà più. Darà molti più errori, quindi non possiamo riconoscere se effettivamente andrà bene. Ci sono modelli matematici, questo qua è il filtro naive bias, cioè un filtro bayesiano. Questo modello è un modello matematico dato dalla statistica, statistica bayesiana, che funziona in questo modo. Dico qual è la probabilità che l'email X mi venga classificato come AM o SPAM, e lo posso calcolare basandomi sulle feature del modello. Per feature intendo le caratteristiche, feature dei dati, cioè intendo delle caratteristiche che ha quel dato elemento in input. Queste caratteristiche poi le astraggo nel mio modello e capisco se funziona bene. Le caratteristiche le posso o dire io a mano, come abbiamo visto prima, gli do per esempio xxx, sex e così via, oppure le posso far prendere da sole. Le caratteristiche possono essere di diverso tipo, possono essere stringhe, numeri, elaborazioni che possiamo farci sopra. Nella pratica il filtro bayesiano dice questo: qual è la probabilità che il mio dato venga stimato come spam? È data dalla probabilità che a priori lui venga detto è di tipo spam o am, per la probabilità di ciascun elemento presente all'interno del dato, cioè per ciascuna delle feature. Per ciascuna delle feature vedo se quella feature è presente nella mia collezione di AM o SPAM. In questo modo posso capire se fa parte di quella classe. Un altro modello, per esempio, è la rete neurale. La rete neurale si basa su un'astrazione del neurone umano, o animale se vogliamo dirlo, e ci sono diversi modi per poter classificare attraverso esso. Il modello più usato è il perceptron, in cui ho diversi input, uno stato che è chiamato hidden e uno stato di output. Gli input ricevono i dati, possiamo mettere tanti input quanti sono le nostre caratteristiche dei dati. Uno stato hidden che invece gestisce tutte queste caratteristiche e astrae il valore, e alla fine c'ho un nodo di output che dice ok, in base a quello che hai ricevuto nel nodo hidden elaborato posso dirti se è AM o SPAM. Nella pratica c'ho un input che viene passato tramite delle somme, ogni input ha un peso, viene passato allo strato hidden dove viene effettuata una funzione matematica che potrebbe essere la sommatoria ma anche roba più complicata, e viene passata una funzione di attivazione. Cioè in base ai dati passati in input
e nell'asteroide dove viene elaborato attiva una certa funzione. Questa funzione, in base al proprio output, posso decidere se è spam o ham. Quindi calcoliamo le performance ora e utilizzo delle metriche. La metrica che utilizzo io è la precision. Ci sono diversi tipi di metriche che vengono usate nel machine learning, c'è per esempio precision recall, F1, e c'è il MRSE, dipende da cosa vogliamo fare. Imposto anche una baseline. Cosa intendo per baseline? Per baseline dico l'approccio più stupido, cioè quello che abbiamo detto sulle caratteristiche e basate sulle stringhe fisse, quindi XXX, sex e così via. La baseline è molto importante perché è la cosa che però ci costa zero, ci mettiamo 5 minuti a farla e magari funziona meglio delle altre. È come per dirvi, ok, ci abbiamo un e-commerce in cui vendiamo solamente i primi 20 elementi, ha senso fare un motore di raccomandazione su questo? Dipende, effettuiamo la baseline prendendo i primi 10 più venduti e poi facciamo lo stesso comparazione con un sistema di raccomandazione del proprio su tutti i nostri elementi. Se la baseline del sistema di e-commerce funziona meglio, non c'ha senso mettere un sistema molto più complicato che bisogna mantenere. Quindi la baseline è molto importante da fare. Nella baseline abbiamo per esempio 245 correnti, 55 sbagliati. Con le reti neurali abbiamo 267 corretti e 33 sbagliati, e allo stesso modo con naive bias. Ora, il problema è l'approccio che abbiamo avuto con ciascuno di essi. Cioè la baseline è stata la cosa più veloce perché fa una comparazione sulle stringhe. È veramente veloce e ci mette un attimo. Le reti neurali invece di per sé sono molto pesanti, hanno bisogno di un sacco di calcolo CPU ed è difficile sia interpretarle in quanto si basano su funzioni matematiche di cui noi non possiamo averne conoscenza e anche perché bisogna avere un sistema vero e proprio che bisogna mantenere. Invece naive bias allo stesso modo è molto veloce, ha quasi costo zero, il problema è sempre che c'è una funzione dietro che magari noi non potremmo comprendere. Quindi se effettivamente noi ci accontentiamo della baseline potrebbe andare benissimo per il nostro caso, cioè potremmo fare uno spam filter in cui dice se vedi XXX è spam, andrebbe benissimo per noi. Ora però viene la cosa dopo, che abbiamo creato il modello prendendoli dal dataset, abbiamo capito cosa dobbiamo farne, abbiamo ottenuto quello che volevamo, cioè riusciamo a classificarli se spam o meno, come proseguiamo? Calcoliamo la velocità di esecuzione, assolutamente. Perché bisogna capire quanto è veloce, cioè se un modello ci mette 10 secondi per capire se un'email lo spam o no, o un sms spam o no, è troppo, ci deve mettere meno di un secondo. Possiamo aggiungere nuovi modelli, ci sono altri modelli di classificazione, come ad esempio ci sono l'SVM o c'è il deep learning, se qualcuno ha sentito, dipende, perché se il nostro modello o la baseline funziona allo stesso modo, è uguale o dà le stesse performance, non ha senso aggiungere nuove robe, bisogna perdere tempo, lavoro, quando alla fine abbiamo lo stesso risultato. Proviamo ad aggiungere altri dati, assolutamente sì, bisogna aggiungere nuovi dati e capire come funziona sul nostro modello, capire quanto cambia l'output rispetto all'input e capire se con il train set che abbiamo passato all'inizio otteniamo anche lo stesso risultato sul nuovo test set. Miglioriamo i nostri modelli e li studiamo? Sì, assolutamente, perché bisogna capire come funzionano le cose. Cosa prendiamo velocità di precisione e velocità? Bisogna fare un trade-off. Si fanno delle curve, si capisce dove è il giusto, dove è sbagliato e decidiamo cosa fare. Se avete delle domande sul machine learning o sulla presentazione di per sé... Sì. Qui. Ok. Sì. Che tipo di tecnologia e software usi principalmente per fare machine learning? Cioè, allora, Spark o cluster okay. Grossi? Dipende che devi fare, perché se devi fare riconoscimento sulle stringhe non c'ha senso andare sui cluster, perché basta un algoritmo semplice di 10 righe importato una libreria e funziona allo stesso modo. Poi devi pensare anche al costo dell'infrastruttura, perché se tu dici faccio Spark sul mio nodo in locale ha senso, però funziona per te. Se stai in un'azienda magari ci metti più nodi, questo costa tempo server. Quello che ho usato io è Python, perché è molto è utilizzato in questo ambito, viene anche utilizzato molto R per analisi statistica, oppure dipende se vuoi andare poi per la velocità,
secondo la velocità c'è un sacco di roba in Java, un sacco di roba in C++. Solito. Ruby no, te lo dico perché lo uso ogni giorno. No, anche no. In Perl, per esempio Spam Assassin è fatto in tutto in Perl. Sì, sì. E Ruby purtroppo no, te lo dico perché ci lavoro ogni giorno, purtroppo non c'è niente. In Python un sacco, veramente un sacco. Però dipende sempre qual è il tuo obiettivo. Per esempio, se devo andare sul machine learning classico, ormai qualsiasi linguaggio c'ha tutto. Però per esempio, se devo andare sul deep learning, che è roba un po' più avanzata, devi andare per forza su roba in Python o in C++ o in C, perché per esempio ci sono framework famosi come TensorFlow che utilizzano solamente quella roba, o ad esempio anche adesso Scala da un bel po' di anni va. E io il software che ho messo su GitHub alla fine l'ho fatto in Go, giusto per sfizio mio, perché mi divertiva a farlo in Go, ma puoi utilizzare qualsiasi cosa vuoi. Poi se c'è voglia lo implementi naturalmente. Il problema è anche vedere poi quanto la tua implementazione è vera, perché essendoci della matematica sotto, molto molto difficile a volte da comprendere, non sai neanche come funziona il tuo modello, è difficile capire se tu l'hai fatto bene o male. E spero che sia stato esatto. Il mio progetto va solamente su con Postfix, Exim, i soliti. No, il mio progetto non si interfaccia con quello, era solamente una prova per interfacciarmi sul dataset. Nella pratica basta prendere l'output di Spamassassin, di un demone mail, interfacciarlo col mio progetto come input e poi in output c'hai lo stesso c'è la stessa cosa. Servirebbe solamente questa interfaccia. Però di per sé quello lì lo puoi fare a parte, nel senso fai un demo e poi comunicano. È più interessante vedere per me, sinceramente, l'approccio a queste cose. Cioè, vedere i dati e come cambiano l'allenamento del tuo modello sui dati. Capire come, per esempio, questo mio modello potrebbe andare benissimo per gli SMS, ma sull'email potrebbe fare veramente schifo. Bisogna vedere anche quello. E come dicevo prima, il machine learning va bene, però per un obiettivo specifico. Se io cerco di adattare per esempio questa cosa sulle email, potrebbe andare male le parole che ho fatto. Dipende. Qualcun altro domande? Ok, fa in pratica un plot, cioè grafici i tuoi dati e capisci dove sta la soglia. Dipende, sì, ci sono anche procedure automatiche, ci sono test automatici che rifanno questo, però per lo più lo vedi in modo grafico, è molto molto più semplice, riesci a capirlo, perché c'è sempre la soglia che la macchina non riesce a vedere. Qualcun altro domande? Ok, io ho concluso. Grazie. Vi lascio il mio GitHub. Se volete fare una chiacchierata più tardi, sono di là. Purtroppo non ho fatto una presentazione a tutto tondo perché in 18 minuti non puoi mettere di tutto e di più. Però spero di essere stato esauriente almeno su questo. Grazie.